Yoshi! Lo sapevate? Yoshi's Island rischiava di non avere il suo stile grafico a pastelli. Mentre lavorava a Super Mario World, il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, decise che Yoshi avrebbe avuto un suo gioco personale. I precedenti titoli di Yoshi non avevano impressionato Miyamoto, che decise quindi di creare un nuovo gioco per lui. La prima demo che creò utilizzava lo stesso stile grafico di Super Mario World, ma fu rifiutata dal marketing team di Nintendo. Dissero a Miyamoto di utilizzare un sistema di grafica pre-renderizzata, come quello di Donkey Kong Country, visto l'apprezzamento che aveva ricevuto. Invece che seguire il loro consiglio, Miyamoto decise di creare un nuovo stile ancora più cartunesco, che questa volta fu approvato, portando allo stile che tutti conosciamo. Sebbene la versione inglese di Yoshi's Island si chiami Super Mario World 2 Yoshi's Island, la versione giapponese si chiama semplicemente Super Mario Yoshi's Island. Il titolo, probabilmente in Occidente, fu cambiato per sfruttare il successo di Super Mario World. Yoshi è in grado di mangiare i delfini presenti in Super Mario World nella versione giapponese del gioco, ma non in quella internazionale. La cosa fu probabilmente cambiata per differenze culturali. La cosa fu però modificata nel remake per Game Boy, nel quale Yoshi è in grado di mangiare i delfini a dispetto della versione. Nella versione tedesca di Yoshi's Island, il livello Touch Fuzzy Get Dizzy è stato rinominato Lustiges Sporen Drama, titolo le cui iniziali compongono la parola LSD, probabilmente all'effetto dato su Yoshi dagli esserini presenti nel livello. In un livello extra del mondo 6 sono presenti delle piattaforme semoventi che compongono il nome di Yoshi. Nella versione giapponese, invece, vi è scritto Yoshi. Goffrey Pallone Gonfiato, il boss del primo mondo, è molto simile ad Obelix, un personaggio del fumetto francese Asterix. Curiosamente, il nome di Goffrey nella versione francese è Gros Belixo, dove Gros significa grasso e Belixo è un anagramma di Obelix. Come altro riferimento, il nome del boss del mondo 3, Piranha Umbelico, è stato cambiato in Audrey, in riferimento alla creatura del film La piccola bottega degli orrori. Il Piranha Umbelico nasconde però un altro segreto. Appena si entra nella zona si può vedere il Piranha nella sua versione rimpicciolita. Se si calcolano bene i tempi, è possibile colpirlo con un uovo e sconfiggerlo in un colpo solo, sorprendendo Kamek e permettendo al giocatore di evitare totalmente la boss fight. Vi è anche qualcosa di simile in Yoshi's Woolly World. Se si raggiunge un punto elevato e si colpisce il piranha, si attiverà un evento simile, ma la battaglia continuerà comunque. Nel livello 4-1 di Yoshi's Island è inoltre presente una roccia che raffigura una donna in topless. Esiste un easter egg difficile da notare nel livello Jungle Hut di Yoshi's Story. Colpire i ragni presenti nel livello con un uovo modificherà la musica di sottofondo. Ognuno dei 7 ragni permette infatti di cambiare lo strumento con il quale viene riprodotta la musica. Vi è un altro segreto musicale nella Trial Mode. Se si aspetta fino a far ripartire la musica di sottofondo 8 volte, partirà la Totaka's Song. La Totaka's Song è una melodia di 19 note, creata dal sound designer di Nintendo Kuzumi Totaka, che la nasconde spesso nei giochi a cui lavora. Yoshi's Story fu il primo gioco in cui si sentì Yoshi parlare, e a prestargli la voce fu proprio Totaka. La traccia registrata da Totaka fu utilizzata in ogni gioco che comprendesse Yoshi successivo a Yoshi's Story, nei giochi di Yoshi, in quelli di Mario e perfino in Smash Bros. Ciò fino all'uscita di Super Mario Galaxy 2, nel quale furono registrate nuove tracce audio e Totaka smise di essere la voce di Yoshi dopo oltre 10 anni dall'uscita di Yoshi's Story. La serie di Yoshi ha molto contenuto inutilizzato. In Yoshi's Island ci sono 3 trasformazioni inutilizzate, un aereo, un fungo e un albero. Ci sono anche dei nemici inutilizzati, come ad esempio una versione più grande delle scimmie Ukiki che ricordano Donkey Kong. Vi è anche un cannone rosso che spara pallottolo Bill Rossi ad inseguimento, ma nonostante sia perfettamente funzionante non è mai stato utilizzato, se non nel remake per Game Boy Advance nel livello segreto del mondo 6. Esiste una demo basata su Yoshi's Story che è rimasta inutilizzata. Fu realizzata per mostrare le capacità del Game Boy Advance prima che venisse rilasciato, ma il gameplay era molto diverso rispetto al gioco per Nintendo 64, visto che Yoshi non poteva né lanciare uova né usare la sua lingua. In molti giochi di Mario, Yoshi viene collegato con Struzzi, a volte proprio come una coppia. Struzzi ha alle spalle una serie di controversie per quanto riguarda il suo sesso, ma anche il sesso di Yoshi è motivo di discussione. Quando si arrivò a parlare dell'argomento in un'intervista avvenuta durante un Iwata Ask, Shigeru Miyamoto dichiarò: "Ogni tanto la gente mi chiede se Yoshi è un maschio o una femmina. Io rispondo, probabilmente è un maschio.
Ma poi mi chiedono, quindi è un maschio che depone uova? Quando poi dico che, visto che depone uova, allora deve essere una femmina, mi rispondono, allora la sua voce dovrebbe essere più femminile. Ma io voglio poter fare videogiochi senza dovermi preoccupare di informazioni simili. Una cosa molto curiosa dell'anatomia di Yoshi è la sella che ha sul dorso. Secondo il designer della serie di Mario, Takashi Tezuka, Yoshi originariamente sarebbe dovuto essere un Koopa. La sella che ha sulla schiena originariamente era il suo guscio. E per tutti coloro che si stessero chiedendo quale sia l'aspetto di Yoshi quando non indossa delle scarpe, beh, a quanto pare ha delle zampe con cuscinetti. Bene, anche per questo Didiuno Gaming è tutto, ma ne arriveranno presto di nuovi ogni venerdì alle 15.30. Quindi per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e soprattutto visitate il canale originale Didiuno Gaming. Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver visto questo video che abbiamo realizzato in collaborazione con Ducker. Noi siamo gli N-Style, un gruppo di 4 ragazzi che portano contenuti Nintendo e videogiochi principalmente qua su YouTube. Appuntamento fisso sul nostro canale al sabato alle 14.30 dove pubblicheremo video su gameplay, notizie e trattazioni personali appunto sul mondo della grande N. Quindi ragazzi, se siete interessati al mondo Nintendo, videogiochi, anime, manga, un po' la cultura nerd in generale e avete voglia di passare per il nostro canale, ecco, ci farebbe davvero molto piacere. Per questo video è tutto e noi ci vediamo a un prossimo episodio di Didiuno Gaming. Ciao!